Ragazzi, oggi voglio parlarvi di una cosa che mi avete fatto scoprire voi, me l'avete richiesta e me l'avete richiesta anche in tanti, quindi ho provato il nuovo correttore della L'Oreal che si chiama Infallible More Than a Concealer. In tanti ho visto sul web dicono che sia il dupe economico del Tarte Shape Tape. Ora, io non ho provato lo Shape Tape, però vi so dire un sacco di cose su questo correttore e ve le dirò in questo video. Iniziamo con il dire che è un classico correttore di quelli con il pennellino dentro fatto in questo modo. L'applicatore è praticamente molto simile a quello dello Shape Tape. Ora vi ripeto, io non ho utilizzato quello, però ho visto com'è fatto e l'applicatore è fatto cicciotto in quel modo e applicare il correttore in questa zona risulta più semplice con un applicatore così grande piuttosto che i classici applicatori che sono un pochino più piccini. Io l'ho acquistato su Amazon, ma è reperibile in tutti i posti che vendono L'Oreal. Io l'ho pagato 11,99€, i colori disponibili su Amazon sono 8. C'è anche una bella scelta di colori, sia per le pelli, diciamo, più chiare, sia per le pelli più scure. Ovviamente 8 colori sono davvero pochi, però devo dire che hanno scelto un bel range di colori. Personalmente avrei preferito qualcosa di più giallino rispetto a questo, che è il 325 Bisque ed è il colore più chiaro disponibile su Amazon, che al contrario è leggermente rosato. Però diciamo che per il mio colore di pelle va bene lo stesso, anche se per mia preferenza personale preferisco qualcosa di più giallino. All'interno della confezione ci sono 11 ml che devo dire per un correttore sono abbastanza. La cosa carina è che su Amazon indica anche il prezzo per 100 ml di quantità e il prezzo sarebbe 109€, che ah, oh mio Dio, è tantissimo. Non c'entra nulla, però è semplicemente una cosa carina che volevo dirvi. Vi faccio vedere mentre parlo l'applicazione. Io utilizzo questo correttore sia nella zona delle occhiaie sia per schiarire i punti centrali del viso, quindi lo metto anche al centro della fronte, al centro del mento e sul contorno del naso. E nella zona delle occhiaie non mi fermo lì, ma vado a schiarire tutta la zona sopra lo zigomo come faccio sempre. Lo applico direttamente dalla confezione e poi lo sfumo con l'aiuto di una spugnetta bagnata. Devo dire che per quanto riguarda l'applicazione si applica davvero molto bene questo correttore, si sfuma facilissimamente con una spugnetta bagnata e ne serve anche poco, cioè occhio perché è facile andarci con una mano pesante, ne basta poco rispetto a tanti altri correttori che ho provato. La cosa che mi piace tantissimo è che va benissimo sia con i fondotinta più liquidi, più luminosi, quelli che non si asciugano, sia con fondotinta che invece sono più opachi e diciamo danno l'effetto più cipriato, non si va a distaccare come invece fanno tanti correttori, come ad esempio ho riscontrato in quello della Makeup Revolution. Si fonde davvero bene con il fondotinta che c'è sotto, quindi cosa super positiva. Per quanto riguarda la copertura, devo dire che è medio alta, non direi altissima come magari tanti correttori nel barattolino, però fa un buon lavoro. Mi stavo dimenticando di dirvi, questo correttore lo utilizzo anche sui vari brufoletti e mi sono trovata molto molto bene. Il finish di questo correttore, diciamo, è satinato, quindi non è uno di quei correttori che è adatto a chi ha un contorno occhi o comunque una pelle secca e segnata, ma va un pochino meglio per chi ha un contorno occhi più disteso e più morbido, appunto perché tende ad asciugarsi. Ve lo sconsiglio se siete parecchio segnati. Devo dirvi però che non è un correttore che si asciuga al 1000%, cioè non dà un effetto super cipriato, ma dà un effetto asciutto leggermente satinato, diciamo una via di mezzo, ecco. Però vi ripeto, se avete una pelle tanto secca io ve lo sconsiglio, non ci provate neanche ad acquistarlo, perché già il fatto che è di una bella coprenza e che sia appunto così un pochino cipriato tende ad andarsi ad infilare un pochino nelle pieghette se siete parecchio segnati in quella zona. Magari se appunto avete una pelle secca potete prenderlo per correggere i vari brufoletti, proprio perché è così asciutto, si fissa bene sull'imperfezione, anche se il brufoletto magari è fresco e un pochino scivoloso. Se ne prendete un pochino, lo andate a mettere sul brufoletto, aspettate qualche secondo che il correttore faccia presa e poi lo sfumate, devo dire che rimane bene incollato sull'imperfezione. Scusatemi se sentite un po' di eco, ma ho praticamente svuotato
progettato questa stanza che diventerà il mio nuovo ufficio, cioè dove girerò, dove lavorerò, quindi devo ancora perfezionare il tutto. Sto provando anche a girare, se ci fate caso, con la macchinetta un pochino più distante da me, così mi vedete fino a mezzo busto, non vedete sempre soltanto il mio faccione. Quindi fatemi sapere se si sente l'eco, se vi piace l'inquadratura un pochino più così distante quando chiacchiero, e non fate caso alle mie unghie che devo rifarle, sono pessima, ho praticamente il French nero quasi. Tornando al nostro correttore, mi è piaciuto, sì, no? Sono un po' così, nel senso che secondo me è un correttore che si applica davvero davvero bene, si sfuma bene, rende bene, cioè non fa effetti strani. L'unico problema è che ho notato che appena applicato e diciamo nella prima metà della giornata mi piace tantissimo, quando arrivo alla sera e mi devo andare a struccare è come se nelle zone dove l'ho applicato vedo che, non lo so, mi ha appesantito la zona. Ad esempio lo metto sul contorno occhi adesso che l'ho applicato da abbastanza poco, diciamo circa un'oretta fa, cioè l'effetto mi piace tantissimo, da veramente un effetto super uniforme, vellutato, ha questo effetto leggermente satinato che però va a contribuire a far sembrare la zona ancora più liscia. Tra qualche oretta, cioè non tra qualche oretta, ma diciamo verso la fine della giornata, qui sul contorno occhi sembrerò parecchio appesantita, come già più stanca di quello che sono in questo periodo. Non so se è una cosa che succede solo sul mio tipo di pelle, che è normale, il contorno occhi è leggermente secco, però diciamo in generale la pelle del viso è normale, oppure è una cosa che avete riscontrato anche voi che avete la pelle mista o comunque tendenzialmente grassa, quindi fatecelo sapere in un commentino qui sotto. Sono leggermente titubante, nel senso che l'effetto mi piace tantissimo e continuo ad andarlo a riprendere, però poi ogni volta che arrivo alla sera e mi devo struccare dico oh mio Dio, mi ha appesantito tantissimo qui il contorno occhi. Quindi mi piace, è un nì, nel senso che se lo usate tra virgolette per poche ore per me è super approvato. Se invece avete delle giornate lavorative dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 9, se andate a prendere, non lo so, i ragazzi a danza, a calcio, quello che sia, credo che potrebbe non essere il vostro correttore ideale. Vi ripeto, scriveteci qui sotto che cosa ne pensate, se l'avete provato, perché sono davvero curiosa di sapere le vostre opinioni. Per me è un nì, diciamo che sono ancora alla ricerca del correttore perfetto, quello proprio della vita. Quello che mi è piaciuto di più fino a questo momento per me è il Fit Me di Maybelline, che mi hanno detto però hanno tolto dal commercio, quindi dovrò rassegnarmi, e il Bourjois Healthy Mix Concealer. Questo mi piace tantissimo, ma se non ci fosse questa piccola pecca sarebbe davvero un correttore fantastico. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, ricordatevi di spolliciare all'insù e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ricordatevi di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche al mio canale così non perderete nessuno dei miei video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!